In fase di redazione del bilancio di previsione per quest'anno, il responsabile degli affari finanziari del comune, dottore Mantione, ha inviato una nota a me medesimo, al Consiglio Comunale, al suo presidente e alla Corte dei Conti perché ha registrato uno squilibrio di bilancio dovuto a delle voci particolari. Questo nostro comune continua a scontare ancora una serie di servizi sviluppati e fatti che invece non trovano le coperture finanziarie necessarie. Penso per esempio ai minori stranieri non accompagnati, per i quali in un certo momento, con un tratto di penna, il Ministero dell'Interno ha detto che non intende più cacciare un euro, per cui i soldi che i comuni hanno anticipato per conto dello Stato, per conto della Comunità Europea, oggi li hanno sul loro groppone, come dire, noi abbiamo accolto minori stranieri non accompagnati, a norma di legge i tribunali li hanno ricoverati in determinate strutture, noi non abbiamo partecipato come comune in nessuna fase del processo, ci è semplicemente arrivata una fattura e oggi si vuole che in base a queste fatture i comuni vadano a pagare. Vale per Agrigento con un buco da questo punto di vista importante, ma vale per tanti comuni italiani che, secondo le norme dello Stato, hanno dovuto fare questo, rendere questo tipo di servizio di solidarietà. Ma si potrebbe parlare anche dei disabili psichici. Un tempo l'importo doveva essere coperto dalla Regione come per legge, la Regione si volta dall'altra parte e questo groppone sta in capo ai comuni. Tutto questo ha fatto sì che si viva una condizione di disallineamento, di disequilibrio che è stato denunziato opportunamente dal dirigente degli affari finanziari alla Corte dei Conti, a noi, al Consiglio Comunale. Ai sensi delle norme vigenti del TUOL si è fatto un riequilibrio che ha significato che cosa? Rendere un'operazione di riallocazione di risorse da un lato, fare in modo che l'attività che abbiamo fatto in questi anni, in questi 4 anni, di vera lotta all'evasione fiscale, con 5.800 nuovi soggetti acquisiti all'anagrafe tributaria del Comune, cioè per intenderci ad oggi, in appena 4 anni, siamo riusciti a recuperare il 20% di sacca complessiva di evasione rispetto al totale dell'anagrafe tributaria. Cioè questo sta significando e significherà una riduzione inevitabile delle imposte medio termine per quelli che hanno già pagato e allora pagare tutti per pagare meno. Questo si è fatto con l'attività di riequilibrio.